Ti ricordi l'ultima volta che ti sei innamorata, innamorato, e lei o lui aveva delle qualità straordinarie, che quasi ti facevano pensare a un eroe, a un dio greco, o comunque a un'eccellenza in un ambito di tuo interesse. Ecco, l'innamoramento è un esempio straordinario di idealizzazione. L'idealizzazione prevede una distorsione lieve dell'immagine. Significa che ci concentriamo soprattutto sui pregi e li esaltiamo, li amplifichiamo. Siamo consapevoli anche dei difetti, ma viceversa li sminuiamo. Quindi all'interno del DSM è collocata come una difesa del quinto livello, in una scala di valutazione. Ebbene, questa è una difesa di ambito narcisistico. Ti ricordi che quando abbiamo parlato del disturbo narcisistico di personalità abbiamo messo in rilievo che il narcisista si circonda di persone superiori, di persone al suo livello. Questo lo fa perché l'idealizzazione prevede in qualche modo un assorbimento ideale delle qualità altrui. Ma un'altra caratteristica è che all'interno di un'idealizzazione l'intimità, la profondità della relazione sia sopravvalutata. Sempre parlando di disturbo narcisistico, può capitare che il soggetto si senta più intimo di quanto non è realmente, per esempio con il suo terapeuta, fino a considerarsi un amico del terapeuta. E qualora questo venisse disconfermato, ovviamente si configura una sorta di ferita. In realtà, come mette in evidenza il dottor Fabio Mazza nel suo video sulle 5 cose che spaventano i narcisisti, la prima che sottolinea è proprio il timore dell'intimità. Infatti siamo di fronte, se parliamo di un narcisista in senso stretto, a una persona che non vuole né conoscere realmente né essere conosciuta, cioè vuole essere amato per il ruolo che ha scelto di indossare, ma non essere conosciuto profondamente al di là della maschera, ok? Quindi, in generale, l'idealizzazione è di matrice narcisistica, serve per la regolazione dell'autostima, insieme ad altre due difese che sono l'onnipotenza e la svalutazione, e in realtà ha anche la funzione di esorcizzare due angosce all'interno della relazione, cioè l'angoscia legata all'abbandono. Scusate per il rumore, sono in esterna a Roma, quindi può capitare. L'angoscia dell'abbandono è tipica dei caratteri orali, puoi recuperare il video se vuoi, e anche viene esorcizzata l'angoscia del tradimento, che invece è la ferita tipica dei caratteri rigidi. A questo riguardo ti invito a guardare il video sull'idealizzazione del dottor Pedrazzi, Alessandro Pedrazzi, e in particolare mi rifaccio a lui per farti il terzo esempio riguardante l'idealizzazione, che è la sindrome del genitore perfetto. Alcune persone, proprio per esorcizzare le loro angosce, per negarle in realtà, parlano di un genitore impeccabile quando a un occhio esterno è assolutamente evidente che impeccabile non sia stato questo genitore. Io ti ringrazio per avermi seguita. Iscriviti al canale e ti lascio di seguito la definizione della razionalizzazione, della quale abbiamo parlato la volta scorsa, dell'idealizzazione e della sublimazione. Grazie, baci, benedizioni. Razionalizzazione. L'individuo affronta conflitti emotivi o fonti interne o esterne di stress escogitando spiegazioni rassicuranti o a lui utili, ma inesatte per il proprio o altrui comportamento.
Idealizzazione. L'individuo affronta conflitti emotivi o fonti di stress interne o esterne attribuendo qualità esageratamente positive a se stesso o agli altri. Sublimazione. L'individuo affronta conflitti emotivi e fonti interne o esterne di stress incanalando, più che inibendo, sentimenti o pulsioni potenzialmente maladattive in comportamenti socialmente accettabili.